Ciao a tutti. Vi ricordate qualche video fa dove dissi una roba del genere? Io non sono un tipo da circuiti cittadini, almeno non mi piacciono tantissimo. Ecco, secondo me forse ho detto una cazzata perché mi sono ritrovato soprattutto ultimamente a guidare molto su tracciati cittadini e anche a divertirmi tantissimo, oltre al già citato Monaco, ho fatto ormai 30.000 video sul tracciato di Monaco. Mi sono divertito in singolo giocatore a gareggiare molto anche sul tracciato di Adelaide, quello là dove si disputava il vecchio Gran Premio d'Australia, il tracciato americano di Long Beach, e adesso vi mostrerò le mie primissime gare qui sul circuito di Macau. Questo tracciato è ovviamente situato nell'omonima regione speciale di Macau, vicino alla Cina. E per farvi rendere un po' idea del tipo di tracciato, ecco, prendete Monaco, raddoppiatelo in lunghezza, aggiungeteci pure due o tre rettilinee molto veloci e quindi anche delle possibilità di sorpasso, almeno all'inizio del giro e alla fine, e soprattutto il temibilissimo tornante Melco, un tornante talmente stretto che devono esserci per forza le bandiere gialle permanenti, quindi tu là non potresti mai sorpassare. Un tornante dove l'entrata sì è un po' allargata, anche per facilitare l'ingresso, ma l'uscita si chiude a imbuto e tu praticamente ti ritrovi su una carreggiata di 7 metri largo, una roba improponibile praticamente. Per questo e anche altri motivi, la Formula 1 non è mai stata a Macao, ma esiste una gara di Formula 3 che invece è molto rinomata e molto ambita anche dai piloti. Fare bene a Macao nella Formula 3 vuol dire comunque mettersi molto in buona luce per approdare in Formula 2 ed eventualmente in Formula 1. Ovviamente la Formula 3 non è l'unica categoria che corre qui, anzi corrono tantissime altre categorie di macchine come le vetture turismo, le GT3 e anche le moto addirittura. Quello che sto facendo io però non fatelo a casa, ovvero io senza nessun allenamento, solamente facendo un paio di giri di pratica prima della gara, mi sono proiettato in una gara online sul Raceroom, proprio a Macao, perché la settimana scorsa, oppure 2 settimane fa, hanno piazzato come gara settimanale proprio delle gare con le GT3 sul circuito di Macao. Quindi io l'ho fatto, ma non ve lo consiglio, infatti vedrete dopo i risultati pessimi, però vabbè, cominciamo. Parto settimo, quindi straordinariamente nemmeno ultimo, nella prima gara della storia che faccio a Macao. Prima curva a sinistra molto veloce, Anonymous e Rossell hanno un piccolo contatto e Rossell purtroppo mi si autodistrugge davanti. Quindi sono praticamente l'unico fesso che è rimasto coinvolto nell'incidente, a parte quello là che è stato danneggiato dal principio. Partenza leggermente meno ottimale di quanto mi sarei aspettato. Questa poi è una parte del tracciato fatta praticamente tutta di rettilinei o quasi. Alla fine di questo rettilineo è dove Sofia Flörsch fece quel famoso incidente dove praticamente decollò schiantandosi verso i cartelloni pubblicitari, sminchiandosi diverse vertebre. E ovviamente in suo onore non potevo esimermi dallo sminchiarmi sulle barriere a mia volta, però senza decollare. Ma adesso è arrivato il momento della verità. Riuscirà il nostro eroe a passare indenne il tornante Belco per la prima volta? Piano, piano, concio, concio. Però purtroppo quello davanti non passa e quindi di conseguenza non passo neanche io. E la risposta è negativa e effettuo anche questo sorpasso davvero molto raffinato in anni di Kronk. Secondo tentativo al tornante Melco, anche questa volta trovo traffico e non riesco a passare. Terzo tentativo della signora Serbelloni Mazzanti Vendalmare, anche questo non va a buon fine perché il pilot mi si piazza davanti e anche questa volta effettuo il sorpasso a gomito alzato, tra virgolette. Comunque poi vorrei ricordarvi che non c'è solo quel tornante in questo tracciato, anzi ci sono una serie di curve difficilissime come queste due che state vedendo adesso, dove tra l'altro nel FIA World GT qualche anno fa ci fu anche un grossissimo incidente con una dozzina di vetture incarciofate, incastrate completamente nella carreggiata. Bellissimo. Noi fortunatamente non ci siamo incastrati, anzi stiamo tallonando Anonymous che sta avendo delle forti difficoltà a tenere il nostro passo e siamo nuovamente, sì, al tornante Melco. Spero questa volta di prenderla molto con calma, ma giro leggermente presto. Ma anche Anonymous ha un problema e per l'ennesima volta rimango incastrato in questa cacchio di curva con un pilot che ne approfitta per riprendersi la posizione nella stessa maniera in cui gliel'avevo levata io poi. Peccato perché questa volta me la sentivo, cioè ce la potevo fare. Invece dovrò cercare redenzione il giro successivo, dove addirittura provo a buttarmi all'interno di Anonymous, cosa che non potrei fare. Infatti, subito il karma mi punisce con un pilota che si è incastrato e noi che per l'ennesima volta dobbiamo fare queste manovre da parcheggio del supermercato. Addirittura ritento una terza volta, ma invano, non ci riesco. Poi dopo, finalmente, dopo solamente 4 manovre, riesco a uscire. Anzi, devo dire pure grazie ad Anonymous che
mi aspettavo, ma diciamola tutta, forse nemmeno aveva tutta questa scelta. Ci riprovo quindi il giro successivo e sono da solo, quindi qui non si può più sbagliare. E invece sbaglio, in modo abbastanza goffo. Dovrei allargarmi di più. Fortunatamente non sono l'unico che continua ad avere problemi con quella variante. Infatti Pilot davanti nuovamente ha dei problemini. Io non riesco a passarlo, però vedendo il bicchiere mezzo pieno riesco per la prima volta a fare il tornante decentemente. Quindi grossissimi passi in avanti. Comunque a furia di essere coinvolto in ingorghi a croce uncinata su quel tornante, addirittura la gara finisce prima che io arrivi al traguardo, perché gli altri invece hanno finito già dal 1962 praticamente. Dopo un po' di doverosa, devo dire la verità, pratica, mi ripaleso per la seconda gara di giornata, dove parto però sempre settimo. Quindi storto o morto parto sempre settimo. Ma i problemi di curva 1 non tardano a farsi vedere, con quest'Audi che prima mi tampona e poi trottola come una ballerina di valzer, causando l'omicidio di diverse vetture dello schieramento. Questa volta però, a differenza di prima, sono rimasto illeso, anche se leggermente rallentato. Infatti mi faccio subito difensivo perché c'è una BMW che di gran carriera cerca di prendersi la posizione. Io gli concedo solamente l'esterno, anzi faccio pure una bella staccata. La BMW però che cosa decide di fare? Di tentare di fare il Ricciardo de Noartri buttandosi all'interno e causando una catastrofe. E io stolto che pensavo di essermene uscito indenne dalla partenza, invece no. Storto o morto, devo sempre ritrovarmi dopo poche curve a fare l'inseguimento a persone lontanissime nella galassia. Però vabbè, pensiamo ad altro, tipo affrontare il tornante Melco in maniera non pezzente. Vediamo se tutti questi giri di pratica sono serviti a qualcosa. Sì, finalmente ce l'ho fatta la prima botta. Sono quasi commosso e sono poi riuscito anche, come potete vedere dalla Porsche verde fluo di fronte, a ricucire il gap con un qualsiasi essere umano dopo l'incidente iniziale, il che è ottimo. Il gap si assottiglia ulteriormente il giro successivo, addirittura dopo un piccolo errore da parte di Amarante decide di farci passare. Forse aveva un po' paura nell'affrontare un tracciato del genere con uno dietro che gli alitava addosso. Insomma, capisco un po' la pressione, magari ha detto vabbè vai avanti tu, non voglio sapere niente. Siamo arrivati intanto nuovamente alla tornante Melco, ci allarghiamo tantissimo in entrata e giriamo dove sta la scritta bus stop, stringiamo in uscita e ce la caviamo in maniera veramente agevole. Ormai questo tornante ce lo mangiamo a colazione, nessuno può più fermarci da qui in poi, tant'è che davanti abbiamo nuovamente un'altra Porsche verde fluo che magari sentendo la pressione di uno incarognito fa un piccolo errore e noi riusciamo a sgusciare tranquillamente, cosa che in questo tracciato è tutt'altro che scontato. Infatti parlando del diavolo mi ritrovo davanti Molina che ha la mia stessa McLaren che non se la sta passando benissimo all'uscita del tornante. Io ero entrato già sicuro di fare la tripletta di tornanti perfetti, quando invece mi ritrovo questa scena raccapricciante con il povero Molina che cerca disperato di uscirsene qua. Un parcheggiatore abusivo probabilmente avrebbe fatto un ottimo lavoro. Io aspetto fino a un certo punto, poi mi dico senti, sai che c'è di nuovo? Io sguscio via e me ne vado. Leggende narrano che sia ancora lì a cercare di fare manovra in questo momento. Comunque finisco la gara questa volta tagliando il traguardo, riuscendo a tagliare il traguardo in quinta posizione. Diciamo che i frutti del buon lavoro si sono fatti sentire, anche se guardando la classifica siamo stati tutti quanti battuti da uno che guida come un cane. Sentivo quindi che potevo ambire a risultati ben più ambiziosi, quindi parto nuovamente per l'ultima gara di giornata, ovviamente dalla settima posizione. Ormai c'è il mio nome scritto sopra quella casella della griglia di partenza. Come direbbe Mazzoni, tutto regolare sino a questo momento, anche se in questo caso veramente è andato tutto regolare. Infatti mentre facevo quel rettilineo mi dicevo cacchio, c'è qualcosa di strano, non vedo ancora nessuna persona volare, se non di velocità come Kuzma dietro che si prende la scia e si fa subito all'esterno perché lo costringo io dalla mia manovra difensiva interna, anche se questa volta a differenza della BMW non riesco a fare una staccata degna di questo nome e Kuzma mi sbertuccia facendo un bel sorpasso all'esterno in quella curva. Io direi lati positivi, sono vivo e non sono stato coinvolto in nessun incidente comparato soprattutto alle due partenze di prima in mano dal cielo. Lato negativo, ovviamente per i miei orizzonti di gloria, il sorpasso con sbertucciamento all'esterno di Kuzma
è tutt'altro che gradito, ma anche da un punto di vista di orgoglio personale, cioè mi sono sentito veramente un babbeo. Comunque, questa è la prima volta in tre gare che sono ancora coinvolto nel bel mezzo della lotta al primo giro e non sono dietro con mille macchine di distanza. E qui è molto pericoloso anche per il fatto che basta che uno là davanti fa un piccolo errore ed è molto probabile che a fisarmonica ce ne andiamo praticamente tutti quanti. Ovviamente in questa sezione i sorpassi sono praticamente banditi, a meno di eventi eccezionali o di carcasse da evitare. Quindi da una parte devi stare più azzeccato possibile a quello davanti, uno per dargli pressione e due per stare comunque in distanza da scia una volta che si esce da questa sezione molto stretta. Dall'altra invece devi darti un po' di distanza di sicurezza in modo tale che se davanti quell'altro si incarciofa, tu hai tempo e modo di schivarlo e salutarlo con la manina. Ma arriviamo al tornante Melco, dove c'è l'ennesimo individuo che fallisce il test di scuola guida piantandosi nel bel mezzo del tornante. Adesso sono talmente preparato che nonostante questo ostacolo, anche se con un piccolo aiuto da parte dei miei avversari, riesco a cavarmela egregiamente. Intanto non so se avete notato, ma Kuzma che ci ha scappellato all'esterno al primo giro è comunque rimasto lì ed è il mio avversario principale per questa gara. Entrambi stiamo tirando tantissimo, ci sono delle sezioni del tracciato dove lui è leggermente più veloce, mentre invece in altre sono io che mi avvicino molto pericolosamente, facendo questa specie di effetto fisarmonica, effetto elastico, che rende la gara abbastanza avvincente, almeno dal mio punto di vista avvincente. Qua piccolo errore di Kuzma, però là purtroppo dove cacchio passi, questo è il problema di questo tracciato, devi aspettare il momento propizio per poter effettuare la sbertucciatura e quello non è assolutamente un posto adatto. E qui è ancora più cruciale saper fare quel tornante in maniera corretta, perché basta veramente un piccolissimo errore e praticamente perdi tutto, cioè la posizione, i soldi, la famiglia, il lavoro, la casa. Comunque non è questo il caso ed entrambi sgusciamo dal tornante in modo tale che la lotta possa continuare amorevolmente per un altro giro. E la lotta infatti continua per un altro giro con Kuzma che si difende all'interno in una manovra simile a quella che è accaduta proprio all'inizio. Questa volta però sono io all'esterno, Kuzma però chiude un po' troppo, rimbalza sulle barriere e rimbalza anche sul sottoscritto, sbandando leggermente però, quindi rimaniamo affiancati per la sezione di curve successiva. Siamo praticamente in una fase di stallo, qui a un certo punto uno dei due dovrà alzare il piede, è una scena quasi da film western, io dovrei avere leggermente il vantaggio e fortunatamente Kuzma alla fine desiste e mi concede la posizione, bel sorpasso, in un luogo poi nemmeno tanto semplice dove finalizzarlo, mi complimento da solo per sta roba. Spendo poi in metà gara a rincorrere il trittico davanti, capitanato da Buckley, poi c'è Alvarez, Pogno e Persson, passando dai circa 5-6 secondi di distacco a 3 secondi di distacco a un minuto dalla fine. Però per poterli raggiungere del tutto ci sarebbe bisogno di un piccolo aiutino da parte di un tornante di nostra conoscenza. Infatti Buckley va a lungo e si impantana proprio a quel tornante, anche gli altri hanno dei piccoli problemini e rallentano tantissimo, mentre io invece mi scendo quel tornante con nonchalance, manco fosse uno sciottino di limoncello dopo cena. E anche grazie a questo sono riuscito ad accodarmi al gruppone di quelli davanti, quando siamo adesso proprio all'ultimo giro, sono attaccato alle terga di Perso che sbatte leggermente contro il muro e si fa incarciofare di lato. Fortunatamente si è girato nella direzione giusta, mentre io stavo passando proprio dal lato opposto. Ma in tutto questo non è finita, perché c'è Pony ed Alvarez che sembrano molto garibaldini al tornante, non è proprio una mossa che i medici consigliano tantissimo, però entrambi riescono ad andare abbastanza spediti al tornante. Io sono lì che proprio cerco di prenderlo proprio con la mano, cerco di tendere la mano da fuori il finestrino. Mancano adesso solamente due curve, però con dei bei rettilinei, quindi se riuscissi ad avere un'uscita molto migliore rispetto almeno uno dei due avversari, magari, chissà, ci sarebbe anche una prospettiva di podio in tutto questo. Io, a dire la verità, in questo momento stavo un po' alzando bandiera bianca, mi ero un po' rassegnato, ma vedo Ponio che si fa vedere all'interno, quindi uscirà malissimo da questa curva. Io devo solamente pensare a uscire bene, sperare, lui rimbalza addirittura sulle barriere, quindi c'è possibilità di acchiappare un po' di prova all'ultimo, al photo finish. Niente la fa, niente la fa, quarto. E per aggiungere scherno alla delusione, colui che mi ha sgraffignato il podio è anche egli uno che guida come un cane. Comunque, se questa robaccia vi è piaciuta, vi invito a iscrivervi al canale o altri mille video del genere, e anche video che raccontano la storia del motorsport raccontata tramite i simulatori di guida. E con questa vi saluto e ci sentiamo alla prossima.